cari quadisti, buongiorno. Gara 1, ultima prova del campionato italiano. Diciamo che alla penultima prova già un pilota si era portato a casa al campionato italiano, Nicola Montaldini. Lo vediamo con il poster per i suoi fans, ha passato, è un'ora che firma, che firma autografi ai suoi sponsor che gli chiedono i poster autografati. Nicola, campione italiano 2010, campione italiano 2011, terzo classificato in quad cross d'Europa, campione delle nazioni 2010 e grandissima prestazione al trofeo delle nazioni 2011. Dal matrimonio col Team Cozzi è nato un campione, è nato un campione che sta crescendo i ragazzini, che sta insegnando ad essere piloti e uomini in pista e sta insegnando ad essere piloti e uomini fuori. Poche parole, veramente tanti fatti. Nicola, innanzitutto ci inginocchiamo perché dobbiamo a un pilota del tuo calibro. Campionato italiano, ultima prova. Beh, che dire, io vengo qua comunque con la tranquillità che il titolo già ce l'ho in tasca. Quindi su una pista di casa, perché qua non è molto lontana da casa mia, un tracciato che conosco da tantissimi anni, che ci ho corso molte volte in moto da cross. E niente, qui una gara è stata abbastanza semplice, anche perché mancano alcuni piloti comunque importanti per il nostro campionato. Però ricordiamo che il Giove è ancora saccagnato. Purtroppo Emanuele ci ha avuto un incidente da Nazioni che gli ha compromesso ancora la stagione. Però io sono contento, mi sto divertendo e andiamo avanti. Abbiamo visto veleggiare in prima posizione per la Manche. Nicola, del 2011 inutile parlarne, punteggio pieno ovunque, te podio all'europeo e all'inizio stagione eri un po' titubante, terzo posto. Mi sembra un grande risultato. Abbiamo avuto dei piccoli problemi che hanno un po' compromesso il risultato finale del campionato. Grande rimonta comunque. Però abbiamo fatto una grande rimonta a metà campionato, siamo andati sempre vicino al podio, se non sempre sul podio, quindi io sono contento. Ci sono stati fatti dei passi avanti, sia come squadra a livello di moto tutto quanto, sia io come pilota. Quindi abbiamo ancora margine di miglioramento e cercheremo di migliorare perché puntare alla vittoria anche là. 2010, Nicola Montaldini entra nel Team Cozzi, inizia a correre. Team Cozzi, una fornace di giovani piloti, con l'entrata di Nicola Montaldini un'esplosione di Mattia Torraco come pilota. Sì. Nel 2011 un'esplosione di Maurizio Bianchi come pilota. Nel 2011 un'esplosione di Davide Scholfi come pilota. Lo vediamo correre nella QX3, vediamo dominare la moto con uno stile molto simile a quello della QX1. Quanto Nicola Montaldini e Giuliano Cozzi sono importanti nella crescita dei piloti? Sicuramente è importante, perché loro prendono spunto da noi e comunque con l'esperienza fatta in campo gara, anche per quanto riguarda Giuliano, sicuramente viene fornito del materiale, viene fornito delle moto che sono sempre più competitive. Comunque il nostro obiettivo quest'anno è anche quello di cercare di aiutare questi piloti più giovani, cercando di organizzare magari qualche corso, stando comunque più vicino a loro per aiutarli a farli crescere e andare più forte e soprattutto guidare più in sicurezza. Nicola, sei un grande, ricordiamo che Nicola Montaldini è istruttore federale tecnico federale e ha già tenuto dei corsi per i ragazzini. E adesso qua c'è un bastardo che Mattia Torraco. Non vi illudete. È un paracaso. Non è lui che va in moto. E questa è una news del 2012, perché ricordiamo che tu lo hai creato come pilota, lo hai finito e lui ti ricambia entrando nella QX1 nel 2012. Giuliano Cozzi, Giuli, mettiti qua, raccontaci, ma a questo punto, perché Giuliano ha una caratteristica, quando in pista che vede i suoi piloti, gli si gonfia un venozzo sulla fronte che pensiamo sempre che gli venga uno scioppone. L'anno prossimo Nicola Montaldini, mi viene uno sciupone, dicelo, perché sono dei bastardi. E infatti eccoli che eccolo, è venuto lo sciupone prima.
Ragazzi, ma al Giuliano l'anno prossimo, Mattia dice che ti scarena se può, tu okay. Ovviamente non ti tirerai indietro la scarena, e al Giuliano chi ci pensa? Ripara le moto. Giuliano sarà contento. Ragazzi, 2011, farà le pedali in carbonio super più resistenti per l'anno prossimo. 2012, due piloti nella QX1, ti senti preoccupato? Io mi sento che il rapporto di questo team rimane comunque innanzitutto una famiglia, lo ripeto sempre e lo ripeterò a vita. Uno dei motivi di questi grossi successi è proprio questo, dovuto comunque che sei tutti una famiglia, tutti remano dalla stessa parte. Da meccanici, chi organizza le strutture, tutto quanto, non piloti andare tutto... più forte del vecchietto. Ormai è il vecchietto. Cazzo. C'è un grande impegno di tutti. Poi dopo, soprattutto loro sono molto amici, si rispettano tantissimo. Io penso che problemi non ce ne sia, ognuno farà le sue gare. Mattia comunque ha imparato tanto da Nicola, lo rispetta 100.000 volte tantissimo. E Nicola, che dire, Nicola è sempre grande. Poi dopo tutti possono parlare, dire, fare, noi andiamo avanti per la nostra strada. Mi sembra che in 4 anni che abbiamo il nostro team ci siamo messi sempre in discussione, abbiamo sempre ottenuto dei buoni risultati, ci siamo fatti valere in Europa. Poi dopo noi ogni stagione cerchiamo sempre di dare il massimo, poi i risultati sappiamo tutti che ripeterli non è facile, ripetere quelli di quest'anno su 4 campionati, vincerne 3 e uno secondo e andare a podio all'europeo e tutto, secondo me sono stati grandissimi con delle risultati. Vittorie all'europeo interessanti, esatto. Quindi penso che l'organico, la struttura, i piloti, tutto c'è, andiamo avanti, noi cerchiamo di fare il meglio, abbiamo dei nuovi ragazzi che crescono, dei nuovi piloti, andiamo avanti, dai. Poi ripeto, ormai penso che mi conosci bene, io dico sempre le gare si vincono dopo la bandiera a scacchi, prima non vince mai niente nessuno. Giuli, le hai chiuse con due bandiere a scacchi in anticipo quest'anno, Luca, vabbè, non volevamo dirlo, dai, però... te ne sono bastate meno a te, Nicola. Va bene così, dai. Giuliano, un salutone, un arrivederci all'intervista dopo gara 2 di grande festa con Prosecco, Salatini, Perdiana, Aiosa. Ragazzi, campioni italiani, i nostri complimenti, siete stati dei grandi. Grazie da parte di tutti. Grazie.